Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Come potete vedere, come ho già detto anche in altri video, non so se li avete visti, comunque lo sfondo è diverso dal solito perché purtroppo a seguito di una brutta infezione che ho avuto e di una cura che sto facendo, devo stare tassativamente a riposo. Quindi, siccome sono appunto in riposo forzato, ho colto l'occasione per girare un pochino di video, intanto mi tiro un pochino sul morale. E il video di oggi sarà dedicato a un video tag che è la mia prima volta. Però, ragazzi, non quella mia prima volta, ma la mia prima volta è inteso la prima volta di qualche cosa, quindi di qualsiasi cosa. Cominciamo subito con la prima domanda. La tua prima parola. Ecco, io questa cosa l'ho dovuta chiedere a mia mamma perché ovviamente non lo sapevo e la prima parola che ho detto pare che sia stata mamma e poi qualche mese dopo parlavo anche della mia età, quindi dicevo quanti anni avevo, quindi ero già ossessionata dalla mia età da piccola, quindi benissimo. Seconda domanda, la mia prima migliore amica. Io in realtà non ho avuto una migliore amica, ma ho avuto un mio primo migliore amico che non era un fidanzatino, ma era proprio solo un amico e all'età dell'asilo già lo avevo conosciuto e poi soprattutto alle elementari ho avuto questo mio amichetto, diciamo così, che abitava nel mio stesso palazzo, era nella mia stessa classe e ci frequentavamo tantissimo perché tutte le sere io andavo a casa sua, lui veniva spesso a casa mia, giocavamo insieme. E quindi diciamo che questo è il mio primo amico, quello che ho avuto, insomma, la mia prima amicizia che risale alle scuole elementari. E lui si chiama Sergio, non credo che stia guardando questo video, ma se per caso lo stesse guardando io lo saluto. Ciao! Il tuo primo animale domestico. Io non ho mai avuto animali domestici. L'unico contatto che ho avuto con un animale domestico è stato quando tanti anni fa avevo una casa in campagna e c'era un gatto che si aggirava sempre lì da noi, nella nostra casa, e passava l'estate con noi praticamente. Quindi diciamo che quello è il contatto un po' più ravvicinato con un animale domestico. Però io di mio non ho mai avuto animali domestici. La prima maestra delle elementari. Io ne avevo due maestre alle elementari, una si chiama Valeria e l'altra Giuseppina. Erano due maestre veramente, veramente brave. Sono stata fortunatissima. Io ho adorato con tutta me stessa queste mie due maestre. E se adesso io conosco delle cose particolari, lo devo a loro. Quindi veramente sono state eccezionali e le ricordo con grandissimo affetto. La prima persona a cui oggi hai mandato un messaggio, mia cognata. Questa mattina alle 8:30 mi è arrivato un messaggio di mia cognata che mi chiedeva come sto e le ho risposto. Quindi è stata la prima persona a cui stamattina ho inviato un messaggio. La prima macchina. Io non ho mai avuto una macchina tutta mia, ho sempre scroccato le macchine degli altri perché ho sempre usato la macchina di mia mamma. E adesso, vabbè, ho una macchina insieme al mio compagno, nel senso che abbiamo una macchina in comune, però diciamo che una macchina mia intestata a me in realtà non l'ho mai avuta, però diciamo che la prima macchina che ho guidato è stata la Y10 di mia mamma. Poi il primo cellulare, io non mi ricordo il modello, però il mio primo cellulare era un Motorola di quelli giganteschi, grossi così che sembravano più dei telecomandi che dei telefoni cellulari. Ma era comunque il 1998 quando ho avuto il mio primo cellulare, è stato il regalo dell'esame di maturità e comunque i modelli che c'erano all'epoca erano quelli. Per l'epoca credo che fosse anche un bel telefono in realtà, adesso sembrerebbe un telecomando, ripeto, però non mi ricordo il modello, so che era un Motorola di quelli che avevano diciamo, la palettina che si alzava e si abbassava per coprire la tastiera. Però mi dispiace, ma il modello proprio non me lo ricordo. Il primo appuntamento. Il primo appuntamento credo che risalga forse ai primi anni delle scuole superiori, con un ragazzo che avevo conosciuto per strada, pensate, cioè io ero lì che passeggiavo con le mie amiche, lui mi aveva fermata, mi aveva detto che ero carina, ci eravamo scambiati il numero di telefono. E poi ci eravamo visti con anche un'altra mia amica e un suo amico, quindi era stata un'uscita a quattro ed eravamo andati al cinema. E quello è stato il mio primo appuntamento.
Il primo fidanzato è stato sempre questo ragazzo che vi dicevo prima dell'appuntamento, e diciamo che è durata veramente pochissimo quella storia lì, ma pochi giorni, proprio roba di pochi giorni, però insomma è stato il primo contatto che io ho avuto con l'altro sesso, diciamo così. E abbiamo semplicemente fatto un'uscita, siamo semplicemente andati al cinema, quindi la storia poi è finita lì, non è stata chissà quale fuoco di passioni, però quello è stato il mio primo fidanzatino. E avevo all'incirca 15-16 anni, non me lo ricordo, comunque erano i primi anni delle superiori. Il primo bacio risale anche lì all'epoca delle superiori, primi anni, con sempre, forse era proprio lui, forse era sempre lo stesso, questo ragazzo del cinema, credo, perché io il primo bacio l'ho dato abbastanza tardi, perché avevo già appunto sui 15 anni, 16, insomma, giù di lì, e non me lo ricordo come una cosa granché emozionante, in realtà, però insomma, vabbè, sono esperienze della vita. Primo amore, parli ancora con lui? Allora, il primo amore è stato a 17 anni, si chiama, dico perché io no, in realtà non ci sentiamo e non ci vediamo più, non ci siamo mai più visti, però penso e spero che sia ancora vivo, si chiama Marco e è stato il mio primo amore perché nonostante non fosse il mio primo ragazzo, perché io comunque prima di lui avevo avuto altre storielle, niente di che, ma comunque altre storielle le avevo avute, ma lui è stato proprio il ragazzo di cui io davvero mi sono innamorata. È stata una storia abbastanza breve perché siamo stati insieme solo 3 mesi, però io di lui ero proprio innamorata e poi quando mi ha lasciato sono stata proprio male. Io mi ricordo che soffrivo tantissimo e ci ho messo quasi un anno a riprendermi, quindi è stata proprio una cosa, insomma, che mi ha segnato e non ci parliamo più, non perché non ci vogliamo parlare, ma semplicemente perché poi le nostre strade si sono divise quando ci siamo lasciati e io è successa una cosa che penso che sia la più brutta. Eravamo nella stessa compagnia, quindi amici comuni, quindi io perdendo lui ho perso anche tutti gli altri amici, perché poi non, lui si è messo con un'altra, quindi non ci siamo più frequentati, io la mia compagnia praticamente, insomma, l'ho perduta per questo motivo. E insomma, poi non ci siamo più visti. Ci eravamo incontrati qualche anno fa, forse per la strada, ci siamo salutati, però non abbiamo più nessun tipo di contatto, non abbiamo più nessun tipo di rapporto. C'è anche da dire che sono passati 20 anni, quindi insomma, ci può stare che le nostre strade si siano divise. Il primo video su YouTube, ragazzi, io il primo video su YouTube veramente non me lo ricordo perché so che ne avevo registrati 4 o 5 tutti insieme, poi li avevo caricati tutti insieme. Però forse il primo video in assoluto che ho fatto è stato proprio quello di presentazione del canale, in cui io avevo spiegato quali sarebbero stati gli argomenti del mio canale, che cosa avreste potuto trovare qua. Poi ho inserito anche argomenti nuovi e molto diversi, però forse quello era stato proprio il primo, che voleva anche essere un po' un video di prova, vedere come mi veniva, insomma, però credo che non sia un granché, quindi lasciate perdere. La prima persona a cui ti sei iscritto su YouTube. La prima persona che io ho trovato su YouTube e il primo canale, diciamo, al quale io mi sono iscritta è un canale che parla, vabbè, è un canale in cui vengono fatti dei tutorial sulla maglia e sull'uncinetto. Il canale in questione è Monica Furio ed è una ragazza veramente bravissima perché fa dei lavori a maglia e all'uncinetto veramente eccezionali. Diciamo che è stata lei ad insegnarmi con i suoi tutorial a lavorare a maglia e a lavorare all'uncinetto. Io grazie ai suoi tutorial ho potuto veramente realizzare delle cose molto molto carine. Vi lascio il link in descrizione al suo canale, perché se per caso vi interessasse cimentarvi in questa attività, lei veramente è bravissima. Quindi vi lascio volentieri il link del suo canale. Il primo grande acquisto, il mio primo grande acquisto che ho fatto con i miei soldi, senza chiedere ai miei genitori neanche un centesimo, è stato un videoregistratore che io mi ero comprata, in un periodo in cui lavoravo in una società di consulenza in cui mi sono trovata malissimo ed è stato veramente un incubo quel lavoro. È durato 6 mesi, ma poi sono scappata a gambe levate perché erano pazzi completamente. Però con lo stipendio di quel lavoro lì io praticamente ho
potuto acquistare questo videoregistratore al quale tenevo veramente molto. Quindi mi sono comprata questo videoregistratore. Mi ricordo anche che lo avevo pagato 350 euro, quindi l'avevo anche pagato tanto, perché comunque stiamo parlando degli anni, dei primi anni 2000, forse era il 2001, quindi insomma era una cifra che per me sicuramente era anche alta. Andiamo avanti. Il mio primo lavoro è stato volantinaggio. Io subito alla fine delle scuole superiori, durante l'estate, diciamo dopo la maturità, mi ero trovata questo lavoretto, facevo volantinaggio, andavo a mettere i volantini sul tergicristallo della macchina, diciamo, e andavo in giro per la strada. L'ho fatto per un periodo di qualche mese, quindi il periodo estivo. Mi ero pagata poi le vacanze che avevo fatto con il mio fidanzato dell'epoca, che è anche il mio attuale compagno. E insomma ero tutta fiera perché con questi soldi guadagnati mi ero potuta pagare una parte delle vacanze, quantomeno, e questo è stato il mio primo lavoro. Poi la prima volta fuori dal tuo paese, ecco, anche questo l'ho dovuto chiedere a mia mamma, perché io mi ricordo che siamo andati in Francia quando ero molto molto piccola per la prima volta, ma non mi ricordavo l'età e mia mamma mi ha detto che avevo 1 anno e mezzo. Quindi la mia prima volta fuori dal paese è stata in Francia quando avevo 1 anno e mezzo, per la precisione siamo andati in Costa Azzurra. Il primo alcolico bevuto, io sono astemia, quindi io non bevo, però credo, se non ricordo male, una volta di aver assaggiato da mio nonno un dito di vino, ma non mi è piaciuto assolutamente, quindi è stata l'unica esperienza alcolica che io ho avuto e l'ultima perché a me l'alcol non mi piace, quindi assolutamente quella è stata la prima e l'ultima volta che io ho assaggiato una cosa, diciamo, alcolica. Poi, la prima persona a cui hai pensato questa mattina. La prima persona a cui ho pensato questa mattina è stata mia mamma, perché ho pensato che dovevo telefonarle, dovevo chiederle se mi veniva a trovare, perché insomma sono in queste condizioni, sono un po' fuori uso, diciamo, in questo periodo. E insomma ho pensato a mia mamma anche insomma perché volevo appunto mandarle un messaggio, volevo vederla questa mattina. Quando ho aperto gli occhi ho subito pensato a lei. So che mia mamma sta guardando questo video, quindi ciao mamma, un bacio e saluto anche voi, colgo l'occasione perché questa era l'ultima domanda. Ci vediamo al prossimo video, buona serata a tutti.